Siamo con Nicola Manna, leader del movimento Aria Nuova e candidato sindaco, espressione appunto di questo movimento che è nato negli anni scorsi a Forio, al quale chiediamo innanzitutto da cosa nasce questa esigenza, questa voglia di partecipazione e quali sono i vostri obiettivi. Un modo nuovo di cambiare la politica a Forio, anche nel correggere, mi permetterai caro Luciano, la parola leader non mi tocca più, non mi sento lusingato di questo termine perché credo che oggi il consenso alla cittadinanza vada chiesto su un programma, su dei progetti, perché come amo sempre dire anche ai miei amici, a coloro che hanno supportato sino a questo momento la mia azione politica, è che gli uomini passano e le idee restano, come diceva Giovanni Falcone. Quindi io credo che su un progetto ben definito bisogna puntare, non tanto sui personaggi che lo compongono. Oggi credo che Forio versi in uno stato di abbandono reale e in questo senso devo menzionare tantissime zone del paese veramente che non hanno ricevuto tanta attenzione. Mi viene da dire che tanti tratti di Forio sono sedotti e abbandonati subito dopo la campagna elettorale. Io non credo che questo sia il giusto modo di fare politica e in questo senso ho ritenuto di mettermi in gioco perché me l'hanno chiesto anche tanti cittadini di Forio e allora mi impegno socialmente, mi impegno appunto per la mia Forio. Ecco, noi siamo nel mercato comunale, ci sono numerosi problemi che emergono anche da una visita così superficiale, ci sono i bagni chiusi, c'è un traffico spesso caotico e emerge anche l'assenza di controlli. Ma guarda, per quello che riguarda il mercato io credo che sia ancora un problema non preso in considerazione da parte di questa amministrazione. Avevo visto all'inizio un impegno dell'allora consigliere, oggi assessore, amica Gianna Galasso, che però si è limitata a delle cose superficiali, perché basta fare un giro attorno proprio al mercato per vedere che cade quasi a pezzi. Come dicevi tu, i servizi igienici sono chiusi oppure mal supportati e quindi è un mancato servizio per la cittadinanza. Io lo voglio ricordare, a Forio molti usufruiscono del mercato perché la crisi incombe in maniera asfissiante, quindi molti ritengono di dover andare al mercato. Anche io da ragazzino ho frequentato il mercato, la mia è una famiglia di pescatori, quindi sono stato sempre a contatto con la gente che frequenta il mercato. Oggi togliere un servizio, perché lo stiamo togliendo alla cittadinanza foriana, è un qualche cosa che è ingiustificabile e inaccettabile. Ecco, siamo nella settimana del Natale, c'è stato un po' di polemica sui costi sia delle luminarie, peraltro anche apprezzate, sia delle manifestazioni, un programma che costa circa 87.000 euro, di cui la metà a carico delle casse comunali. Un giudizio tuo sull'offerta turistica che mette in campo l'amministrazione anche alla luce delle presenze che si prospettano in questo periodo dell'anno? Io ho ritenuto che fosse giusto menzionare quella delibera perché a Forio bisogna rendere partecipi i cittadini di quello che accade nella vita amministrativa. 87.000 euro potrebbe essere anche una cifra irrisoria per un comune come Forio, che è importante sulla carta turistica. Però dobbiamo anche spendere quei fondi che abbiamo in maniera ottimale. Io non credo che il Natale si limiti solo a qualche luminaria. Io vedo che c'è un timido segnale di ripresa anche per quanto riguarda il commercio, però
non è che possiamo attrarre i turisti oppure i cittadini dell'isola di Ischia attraverso qualche luminaria. Sono delle belle luminarie, però Forio merita anche altro. E poi comunque sono tratti di Forio che sono totalmente sprovvisti da queste luminarie, quindi io avrei preferito più coinvolgere tutta la cittadinanza e creando una sorta di cittadella del Natale. Invece noto che questa amministrazione ha poche idee in questo senso e si limita a qualche personaggetto che arriva qui a fare qualche sketch. Oppure io credo che oggi l'offerta turistica debba essere migliore, più incentrata sulle cose migliori di questo paese, e parlo paese a livello nazionale, perché ci sono, oggi puntiamo forte sul turismo enogastronomico. Ecco, valorizzare i prodotti della regione Campania e anche dell'Italia in generale per me sarebbe stato un giusto spunto per creare un qualcosa di nuovo. Ecco, puntare di più sul territorio, ci sono zone del centro storico completamente abbandonate. San Vito provvede autonomamente a far creare un po' di atmosfera natalizia. Ma non solo San Vito, la stessa Monterone dove io abito vede un impegno costante da parte di tanti comitati che sono lì nella zona, li potrei anche citare, e del parroco e dei tanti parrocchiani che lì si impegnano per rendere un po' dignitosa quella zona. A me mi mortifica, perché sono nato lì e forse la mia passione politica è nata proprio lì, però oggi credo che queste zone vadano tutelate maggiormente perché fanno parte del patrimonio comunale. A Forio credo che la politica si è sempre disinteressata di questi problemi. Io voglio dare un impulso nuovo al modo di fare politica in questo paese. Un'ultima domanda sulla recente polemica con il neo assessore Donatella Migliaccio. C'è stata un'accusa abbastanza sgradevole di sessismo. Insomma, sei un maschilista retrogrado e che discrimina il gentil sesso. Come rispondi a questa accusa? Naturalmente dal sorriso capisco anche il tono delle tue, di come stai vivendo questa cosa, però certamente non è molto piacevole doversi difendere in un contesto storico dominato dal politicamente da questo tipo di accusa, insomma. Avrei preferito discutere di un qualche cosa di serio con l'assessore, la neo assessore Donatella Migliaccio, una ragazza che reputo molto intelligente e molto preparata e che forse voleva apparire alle luci della ribalta con questi argomenti che ultimamente vanno di moda. Io, da quelli che hanno il piacere di leggermi anche sui social, ho sempre dimostrato di essere per certi aspetti anche un femminista convinto, ho sempre difeso i diritti delle donne, ma non voglio stare qui a giustificarmi su un appellativo. Forse ho sbagliato a ritenere aggiungere qualche aggettivo a Donatella, una ragazza che conosco, di cui non sono amico, però magari ho ecceduto un po' troppo. Se si è sentita offesa mi dispiace, chiedo scusa, ma l'accusa di sessismo proprio non mi appartiene, perché io sono un ragazzo per bene e lo posso gridare ad alta voce. Io consiglio a Donatella di impegnarsi sui problemi del paese, soprattutto della sua frazione di Panza, che le ha concesso il consenso e che oggi mi sembra vivi in un caos di cui anche lei è sicuramente responsabile. Mancano pochi mesi alle elezioni, si chiude un altro ciclo di 5 anni di amministrazione. Da 1 a 10 il voto che dai a questa amministrazione? Sicuramente insufficiente, sicuramente insufficiente.